con le necessità di attraversare e mantenere Torbella Monaca. Quando è arrivata il foglio dove è la mia destinazione di Torbella Monaca, non pensavo che una periferia della capitale potesse essere così. Stava a letto indossato. Uno si informa, legge sui giornali, però una cosa è leggerlo, una cosa è viverlo, no? Una cosa è sentire anche l'odore. Eccola, la vedo io, eh. Io la vedo, eh. È un sistema organizzato, proprio imperniata la delinquenza e lo spaccio nel territorio. Ok, gli ha fatto lo spaccio. Questo si è fermato qua, si è fermato proprio qua. È uno dei quartieri più poveri, ma anche più ricchi della capitale. Fermo, oh, oh, fermati! Basta, manteniamo l'educazione. Ecco qua, ecco i soldi. E il cioccolato di vista che portate? Alzate il divano. Vai. Dove? Fatto. C'è la matricola a brasa. È un'arma che deve sparare. Il problema è il degrado, il problema è la povertà e il problema è lo stato d'abbandono in cui versa proprio il quartiere. Quando andiamo a casa di queste persone non sono distante, non metto un muro davanti. Penso sempre che dall'altra parte ci sia una persona. Poi sinceramente Frascati è bella, però è noiosa, raga, spese per vecchi. Quante... Torbella Monaca invece è brutto. A me pare spese di Balocchi.